Aida ed Alberto aggrediti a telecamere spente dagli altri concorrenti del GF. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo al cancelletto Grande Fratello NIP. Ieri infatti un concorrente del cancelletto reality ha stupito tutti, confessando involontariamente in giardino un atto increscioso avvenuto nella casa di notte quando le telecamere non erano attive. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Bullismo in casa. Da qualche giorno a questa parte il Grande Fratello è stato teatro di veri e propri gesti di bullismo perpetrati dai ragazzi della casa nei confronti di altri due concorrenti, Aida Nizzari ed Alberto Baiocco. Quest'ultimi infatti negli ultimi tre giorni sono stati insultati, presi in giro ed aggrediti quasi fisicamente con o senza la presenza delle telecamere. Ebbene sì, avete capito bene, sembra proprio che Aida ed Alberto due notti fa siano stati aggrediti fisicamente e verbalmente dagli altri inquilini della casa mentre le telecamere erano spente. Il tutto infatti è stato raccontato involontariamente ieri da Simone Coccia mentre si trovava in giardino proprio con Alberto. Il giovane infatti senza volerlo ha fatto sapere a tutti i telespettatori che il Grande Fratello è stato costretto ad inviare ai ragazzi un comunicato. Ufficiale non solo per i vergognosi atti di bullismo che sono stati trasmessi di giorno ma anche a quanto pare per quelli ben più gravi avvenuti di notte. L'aggressione. Ieri pomeriggio Simone Coccia ha fatto sapere involontariamente a tutti gli italiani che Aida Nizzari ed Alberto Baiocco sono stati aggrediti la scorsa notte al Grande Fratello. Il fattaccio infatti avrebbe avuto luogo in piscina dove i due concorrenti sopracitati sono stati messi all'angolo da tutto il resto della casa che inveiva contro di loro. Ovviamente il tutto è successo rigorosamente senza le telecamere, in quanto da quest'anno il Grande Fratello non è live 24 ore su 24 ma lo è soltanto dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Per questa ragione è lecito pensare che l'aggressione sopra descritta deve essere avvenuta presumibilmente a notte inoltrata o subito dopo le 2. Quando a poter assistere alla scena c'erano soltanto i diretti interessati e gli addetti ai lavori. A tal proposito infatti sono stati proprio questi ultimi a far sapere nelle scorse ore tramite Barbara D'Urso di essere veramente intenzionati a mettere fine a tutte le scorrettezze che stanno avendo luogo in casa in questi giorni.